Contribuire a sconfiggere l'ittiosi anche nelle sue forme più rare, questo è l'obiettivo di un comitato internazionale che ha ricevuto adesione anche da parte dell'associazionismo locale. Una campagna per la quale sono impegnate due associazioni. Sì, allora, come potete vedere appunto nella nostra maglietta, i loghi qui presenti sono quello del Comitato Uffi e quello di Uniti. Il Comitato Uffi è praticamente stato fondato da Elena Ravano Caleiros, che è la mamma di due gemelline portoghesi nate anche loro con ittiosi lamellare, e che ha iniziato appunto una campagna di raccolta fondi per la ricerca del professor Traupe, dell'equipe tedesca in Germania, che finalmente ha trovato la cura per questa malattia rara, l'ittiosi lamellare appunto. E noi siamo soci di Uniti, che è un'associazione che è appunto italiana, che ha sede a Roma e che si occupa di tutte le forme di ittiosi, ma nello specifico appunto abbiamo deciso di supportare la raccolta fondi portata avanti da Uffi, e quindi anche noi con loro ci stiamo impegnando per la ricerca di fondi. Che cos'è questa ittiosi e perché avete aderito? Allora, l'ittiosi lamellare è una malattia genetica della pelle, è rara perché se ne nascono due bambini, un bambino ogni 200.000 casi, ed è presenta una pelle squamata e secca, e quindi le persone sono disidratate, devono mettersi delle creme tutti i giorni, più volte al giorno, dei collieri, ci sono problemi anche per le piante dei piedi che si spaccano e anche per la termoregolazione, non si suda, e quindi è una malattia molto rara. Sì, invalidante anche a livello sociale. Quindi praticamente noi abbiamo aderito per cercare questa cura, e perché finalmente questo tipo di idrogel che sta sviluppando il professor Traupe può cambiare completamente la vita di queste persone. Noi chiediamo il coinvolgimento di tutti, anche i comuni, per esempio il comune di Barisardo ci ha aiutato, anche il comune di Verona, ma anche delle regioni, il nostro comune, il municipio decimo, tutti quelli che ci possono dare una mano. Del resto quello che noi diciamo è che noi in Italia siamo 60 milioni di abitanti, basterebbe un caffè da parte di tutti e l'obiettivo sarebbe raggiunto nel giro di pochissimo. Un caffè ogni mattina lo prendiamo tutti, per cui ragazzi aiutateci. www.comitatouffi.org e www.ittiosi.it sono i due siti non soltanto dove poter acquisire ulteriori informazioni, ma anche poter contribuire ad una donazione. Da Dragona per Canale 10, Alberto Tabbini.